La seduta del 19 novembre. Per la giornata dell'infanzia. Ordine del giorno sulla tutela dei minori. 7 giorni in consiglio. In apertura di seduta il 19 novembre il Consiglio regionale ha commemorato la presenza dei familiari l'ex consigliere regionale alessandrino Giuseppe Filiberti, scomparso il 21 ottobre all'età di 57 anni. L'Assemblea ha poi approvato all'unanimità un ordine del giorno in occasione della giornata dell'infanzia, che impegna la Giunta a predisporre adeguate politiche a favore dei minori, nonché a prevenire la dispersione scolastica e gli abusi sessuali online. In primo piano. Il Consiglio regionale ha risposto all'appello lanciato dalla Onlus Save the Children per un impegno concreto delle regioni verso la tutela dei bambini. In occasione della giornata per l'infanzia, il Presidente del Consiglio Valerio Cattaneo e l'Assessore alle Pari Opportunità Giovanna Quaglia, con numerosi consiglieri, hanno incontrato Arianna Saulini, responsabile advocacy di Save the Children Italia, per un confronto sulla povertà infantile e sulle possibili azioni da intraprendere. Save the Children Italia ha chiesto ai vari consigli regionali italiani di porre nella propria agenda politica il tema dell'infanzia e dell'adolescenza. Questo perché le regioni hanno un ruolo importantissimo su questo tema e con il lancio della campagna che abbiamo fatto a maggio dal titolo Allarme Infanzia, il nostro monito è quello di dare più attenzione ai temi relativi all'infanzia e adolescenza proprio perché sono sottovalutati, a partire da questioni molto gravi e importanti come quella della povertà minorile, che è un fenomeno assolutamente in incremento e in crescita in Italia, che riguarda regioni non solo del sud ma anche del nord. L'impegno del Consiglio regionale per i bambini e gli adolescenti si è concretizzato in aula nell'approvazione unanime di un ordine del giorno, primo firmatario il Presidente Cattaneo, che impegna la Giunta a rendere disponibili attraverso l'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza i dati aggiornati sulla condizione dei minori, in modo da predisporre adeguate politiche, nonché a prevenire la dispersione scolastica e gli abusi sessuali online. Abbiamo approvato all'unanimità un ordine del giorno molto positivo, che rafforza il ruolo della Regione, che impegna la Regione ad esempio ad implementare e a rafforzare il ruolo dell'osservatorio sull'infanzia, che già bene funziona, e il mio auspicio è che si possa nel giro di poco tempo arrivare alla nomina del garante per l'infanzia, o autonomo o con le competenze anche sugli altri ambiti come ad esempio i detenuti, oppure con una estensione dell'ufficio del difensore civico, purché si aggiunga all'osservatorio anche questo ambito.